I 20 anni di volontariato sanitario e sociale dell'Associazione A Cuore Aperto sono protagonisti dell'omonimo libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, che è stato presentato ieri sera alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Nella mia vita mi sono occupato di cardiochirurgia e per questo motivo ho chiamato l'associazione A Cuore Aperto. In questo libro rivedo i 20 anni dell'attività dell'associazione, fondamentalmente tre iniziative. Iniziative sul territorio, sia in Sicilia che anche a Roma e in altre parti dell'Italia, con delle visite gratuite. E poi due altre iniziative molto importanti che sono state un cuore per Ipogolo, è un villaggio della Tanzania vicino Iringa, in cui abbiamo anche lì portato le visite nei villaggi dove la gente non mai si sarebbe sognata di avere un minimo di sanità. Abbiamo sostenuto il dispensario di Ipogolo gestito dalla Comunità Cristiana del Mondo e soprattutto un'iniziativa che per noi è fondamentale, abbiamo spinto verso la formazione perché non si trovavano infermieri, non si trovavano medici, allora ci siamo detti che era fondamentale fare studiare i ragazzi. Abbiamo fatto studiare oltre 200 ragazzi non con fondi statali, ma solo utilizzando il 5 per 1000, le donazioni di tantissime persone siciliane, agrigentini e anche del resto d'Italia. Queste persone che hanno studiato sono felici di restare sul territorio e quando tu gli chiedi ma vorresti venire in Europa, loro dicono no, perché devo venire? Voglio vivere nella mia terra. L'altra iniziativa invece recentissima è Un cuore per l'Ucraina, perché nel momento in cui ci siamo resi conto di quello che stava succedendo, ci siamo detti che bisognava assolutamente fare qualcosa di concreto. E per non perdere tempo abbiamo affittato un autobus, abbiamo riempito di circa 20.000 euro di farmaci e siamo andati in Polonia al confine con l'Ucraina e con l'aiuto di un sindaco i farmaci sono stati portati a Sumy tra la Russia e la Bielorussia. E poi abbiamo portato a Montevago circa 40 ucraini, quasi tutti bambini e donne, e li abbiamo fatti vivere in appartamenti cercando di dare loro una serenità. L'associazione ha provveduto a pagare tutte le spese, dal cibo alla luce, e soprattutto queste persone in questi mesi, in circa 8 mesi, si sono un po' rilassati. All'inizio i bambini, se c'era un rumore, si spaventavano, invece piano piano hanno acquistato un poco di serenità e poi ovviamente sono voluti tutti ritornare in Ucraina perché lì c'erano i mariti, c'erano i fratelli che avevano combattuto e quindi anche i bambini volevano rivedere i propri genitori. Dalla Sicilia all'Africa e poi da ultimo la missione in Ucraina, a portare la loro testimonianza anche Don Angelo Burgio, missionario, e Margherita La Rocca Ruvolo, volontaria dell'associazione A Cuore Aperto. Noi abbiamo dato il cuore, loro se ne sono accorti che abbiamo dato il cuore. Tanti mi scrivono che sono stati eletti ad essere presidenti delle comunità di base, ad essere catechisti, ad essere. Perché quando eravamo a Ismane, ecco, siamo stati istruiti bene sulla nostra fede e adesso siamo ancora saldi su quella fede che abbiamo ricevuto quando ci eravate voi. Sono stati anni questi veramente intensi, abbiamo condiviso questo percorso, lo abbiamo fatto lavorando molto qui sul territorio, cercando di portare un piccolissimo contributo in terra di missione, in una punta che è quella del villaggio di Ipogolo. Il volume non è altro che una, diciamo, rassegna fotografica proprio di immagini che immortalano quello che è stato fatto dall'Associazione A Cuore Aperto e dai tanti benefattori che l'Associazione A Cuore Aperto in questi anni ha avuto.